Bella a tutti ragazzi, bentornati finalmente di nuovo su Battlefield. Voi direte, ma come mai finalmente? Perché ragazzi, Bloodborne sta veramente... mi sta veramente destabilizzando. Quindi ho bisogno di qualcosa di veramente ignorante, dove il massimo della difficoltà sia mirare col joystick. Quindi siamo di nuovo qui su Battlefield. Dobbiamo raggiungere la nostra barchetta, perché vi ricordo che abbiamo fatto... Allora, mi sembra di capire. Boomer ti prenderà, va bene? Boomer, Raito sta arrivando. Sei agganciato, ti sto dietro. Dove sono? Certo, andiamo a incontrare la gestazione. Presto! Eccoli! Tu, fermo dove sei! Via, via! Ma non ho capito come ci caliamo. Ah, proprio così? Pure! Ma siamo a Gardaland. Olè, pure. Ce n'è che dicono fermo. Ti sparano addosso. Cioè, sì, qui si vede che sono abbastanza americani, ragazzi. Quindi... ok. Perché io no, eh. Ma questa è polizia, però. Molotov! Molotov, addirittura. Quando la polizia ha la Molotov? Prendetelo! Mamma mia, ragazzi, che tension. Via da me! Roberto! Chi è questa tizia? Ma è possibile andarsene? Non lo so, guarda qui. Ah, no. Dall'altra parte. Ok. Però la voce che ti riprende perché sei andato a farti i cazzi tuoi è sempre la solita, eh. In tutti i Battlefield è sempre lei. Boomer, Dyson ce l'ha fatta. E qui, sbrigatevi ad arrivare. Aio cazzo. Piano, mi fate piano. Minchia, uno dietro l'altro. Com'è che sta facendo? E dammi tempo. Tra l'altro questi non posso guidarli, no? No, ok. Che amarezza. Peccato! Hai una barca di merda! Ah, e questo? Ammazza, ragazzi. Che tension. Ah, ma proprio adesso devi caricare? Oh! Ecco. Stiamo dietro qua, vai. Oddio, anche di qua ci sono, ma sono dappertutto, sono come gli alien. Pure. Dai, dammi... per Dio, dammi quell'arma! Nick, forza. Vorrei vedere te. Nick, andiamo. Ragazzi, ma mi date un po' di proiettili. Porcaccia la miseriaccia. Tutto senza sì, i proiettili, ragazzi. Cioè, me li dovete dare. Se no che FPS è. Beh, il nostro amico non è che stia proprio bene, bene, bene. Non lo so. È messo molto male. Povero. Tu aiuta Kai. È messo molto male. Ehi, ma dove vai? Andiamo a trovare Dove. Come fai a sapere dov'è? Me l'ha detto lui. Ragazzi, prima di fare qualsiasi cosa mi è stato gentilmente fatto notare che effettivamente non ho messo... i sottotitoli, quindi ora li cerchiamo, li mettiamo subito, eccoli qua.
Dovete perdonarmi, però anche quando me lo fate notare, questo voglio che sia chiaro, ci vuole un po' perché io faccio sessioni di registrazione lavorando, quindi non è che mi posso permettere il lusso ogni giorno di registrare. Mi piacerebbe, sarei più carico, sarebbe divertente, più divertente per me che e per voi, però lavorando devo fare per forza così, quindi scusate, no, siccome ci sono state persone particolarmente insistenti. Mi spiace, errore mio, però ecco, non insistete. Va bene, quindi siamo arrivati all'ultimo capitolo e adesso vedremo un po' come procede questa storia. Io spero che, insomma, alla fine ci sia speranza tra noi e la Giappo. Speriamo. E giochiamo il gioco, l'episodio successivo. Scusate, oggi sono dislessico. Tra l'altro sto cercando di regolare il microfono, quindi abbiate pietà. Guai a te. Allora, identifica il resto dei sospetti ricercati, quindi Foster, Feldman e White, sembra tipo la pubblicità delle serie TV anni 80. Ragazzi, che bello la primavera. Questo solo mi fa ricordare che primavera voi non potete pensare, cioè non potete immaginare quanto sia felice. Tra l'altro, domani andrò in gita fantoziana di lavoro con i miei colleghi. Certo che terminare un videogioco così, tipo alle keys, direi che ci sta. Fatelo da un medico. Cosa? Intendi in ospedale? Perché così finiamo tutte e due dritti in prigione. No, niente ospedali. Cazzo. Lo sai che è una trappola, vero? Certo che lo so. Allora vattene. Penso io a Dos. No. Lo prenderemo insieme. Sentite, dobbiamo portarlo da qualche parte ora. Allora vai. Ehi, questa non è la città di Boomer. Tu sai dove stanno certi medici, lui no. Perché lo fai? Per Dos non vale la pena. Non possiamo scappare dopo tutto quello che abbiamo fatto. Dos ci darà la caccia. Non si fermerà. Tra l'altro, io sono un fuggitivo ricercato in tre stati. Che dovrei fare? Torna sulla barca. Dai, daglielo un limone, porca la miseria. Ce la farà. Niente limone, vabbè. È stato bello, Nick. Peccato per il colpaccio è andato male. Sarà per la prossima volta. Sì, amico. La prossima volta. Ma chi è che ha finanziato tutto Sì, ciò? lo so. E che ti aspettavi? No, non voglio Luzzi, porcaccia la miseria, datemi una qualcosa di serio. Ok. No, queste sono le musiche che voglio sentire. Cosa c'è scritto? Ok. Ah, sono già lì. Sti cazzi. Ok, allora, adesso non mi ricordo neanche più i tasti perché dopo 19 ore passate per sfornare tra video di Bloodborne vi dico che mi sono già dimenticato i tasti. Non muoverti! Non ti muovere! Figlio di puttana! Ma perché? Perché? Sparategli, cazzo! Ancora vivi? Mamma mia, ragazzi. Ok, equipaggiamento. Adesso direi di cambiare. Allora, come arma primaria ci rimettiamo questo. Però al posto il mirino laser, ok, ma il mirino questo non va più bene. Direi di mettere
mettere? Non lo so, perché uno da... È una mitraglietta che sicuramente è a breve distanza, quindi io manterrei zero zoom, perché non è che posso fare lo sniperone. Ah, però il P90, aspettate, io me lo posso mettere come arma primaria e secondaria, non ho capito. Minchia, qui è una decisione abbastanza ardua. Però mi sa che procederò con la mia scelta tattica di silenziatore mirino standard. Dai, mettiamoci questo. La sobrietà prima di tutto. Ok. Va bene, ragazzi, allora siamo qua. Io, al posto di andare a uccidere gente... Signori, un rapporto sulla situazione sarebbe d'aiuto. Ho raggiunto l'isola, capitano. Questo le è d'aiuto? Molto d'aiuto. Minchia, la voce di Jerry Scott. Sapere che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Come stai, ragazzo? Te lo dirò quando ci vedremo. Presto. Minchia, quanti sono? Ammazza. Minchia, fare lo sniperone stealth qui è impossibile. Minchia, più punto più trovo persone, ragazzi. È il party che fa per me. No, ho sbagliato. Adesso ci avviciniamo piano piano. Minchia, maledetti cespugli. Piano, piano, piano. Qui c'è qualcuno, c'è uno stronzo qua. Subito qua dietro, tra l'altro. Quindi! Come facciamo a prenderlo, sto stronzolone? Fermo lì! Stiamo cazzeggiando! Certo. Stiamo cazzeggiando. Ok. Allora... Proverò l'impossibile, nel senso che proverò, a parte che potrei tralasciare tutti questi buontemponi, però proverò a disattivare l'allarme, ce la farò? Non penso proprio. Allora, qui. Oh merda, c'è uno che sta arrivando. Come si permette? Asse, in asse con la colonna. Ma io non ho capito perché si devono muovere questi personaggi. Sono ironico. Minchia, proprio preso male, guardate come cammina. Mamma mia, è fatela una risata. Senti, questo lo arrestiamo. Fermo lì! Dai, prima che arrivi il tipo. Apri lo scanner, bene. Vediamo. Merda, scusate ragazzi, ma devo per forza... Non muoverti, figlio di puttana. Quante parolacce. Cosa volevate prendervi? Un Peggy 18? Ok, questo è sistemato. Fermo, mani in alto. Ehi. Poverino. E questo? Chi è questo tipo? Lo sapevo io. Allarme. Ciao ragazzi, io vado di qua, proprio come un vile. E di cosa succederebbe se io uscissi di scena? Sinceramente non ci ho pensato, capitano. E non me ne frega neanche un cazzo, ti dirò. Chiaramente no.
Va bene, allora cerchiamo un attimo di vedere com'è la situazione. Qui abbiamo altre armi, va bene, ma tanto non ci servono, anzi rifilliamoci. Ok. Altra situazione. Così, abbiamo proprio fatto i vili, ce ne siamo proprio scappati. E nessuno ci ha rincorso. Perché quello là in fondo non me l'ha preso? Forse perché vogliono che vada là sopra. Dai, andiamo là sopra. Va bene. Bel posto, guardate. Birrozzi, la musica e il tramonto, ragazzi. Basta, mi trasferisco qui. Chiedo di essere assunto. Allora, vediamo un po'. Qui ci riproviamo con l'approccio stealth. Ci sono altri stronzi? No, direi di no. Quindi abbiamo buone speranze di fallire un'altra volta. Ma in tutto questo non ho capito dove sono gli allarmi. Saranno lì. Sto filo. Eccolo qua. Ok. Va bene. Dai, ci riproviamo. Stavolta ce la potremo fare. Ragazzi, al prossimo video.